buonasera a tutti e grazie per essere venuti anche stasera. L'evento di stasera è il Rebis Duo. Ringrazio Luca Dragani e Eugenio Carona che hanno accolto il nostro invito a suonare per noi. È un duo che poi si presenterà anche suonando e raccontando qualcosa dei loro pezzi, perché sono pezzi suonati con amore, ricostruiti filologicamente, che ci faranno apprezzare. Mi piaceva solamente leggere le parole con cui loro si sono presentati dentro il catalogo, diciamo, dell'iniziativa. Allora, questo duo si prefigge l'esplorazione incondizionata del repertorio possibile con l'unico discrimine della bellezza. E io la trovo fantastica questa definizione. È sua. Perfetto. Buon un po' di divertimento, buon ascolto. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Volevo chiedere al pubblico di non parlare perché l'acustica di questo posto è eccezionale, per cui si sente tutto. Chi bisbiglia nel fondo si sente benissimo anche da qua. E iniziamo con tre brani, diciamo così, antichi. Il primo è una ricercata di Diego Ortiz, che era un compositore spagnolo vissuto a Roma nel 500, che ha scritto, la cosa per cui è più famoso, è un'opera didattica, cioè ha scritto un metodo per improvvisare. Da questo metodo abbiamo tratto un brano che si chiama Ricercata Primera, che spiega come sugli accordi di una danza nota si possono creare delle variazioni. Lui ha lasciato degli esempi e noi li riproduciamo. Se fossimo un pochino più bravi dovremmo continuare a improvvisare su questo, su questa base che fa Ortiz. Qualche volta facciamo. Poi viene un brano anonimo del 600, basato sull'aria del Granduca o aria di Fiorenza, che è una melodia tratta da uno dei pezzi fastosissimi con cui hanno celebrato il matrimonio Ferdinando dei Medici con la principessa di Lorena, no? Di Lorena, ma non mi ricordo il nome della principessa, e che facevano parte degli intermezzi della Pellegrina. Questa melodia dall'aria di Fiorenza è diventata talmente famosa che decine e decine di compositori l'hanno ripresa e riarrangiata per farne una messa, per farne delle variazioni, per farne dei brani per clavicembalo, eccetera. Un altro brano antico, e proviamo la prima triade, è una ballata medievale a tre voci che si chiama Sommer Regard. È nota anche la sola melodia, sembra più o meno di stile trovatorico, però il brano è costruito con degli incastri, c'è una seconda voce che riprende dei pezzi della prima e li rimette dopo, è una sorta di gioco di incastro su un basso che è accompagnato. Io suono un pochino di flauti dolci di dimensioni diverse, inizio con il contralto di soprano, ne vedrete anche degli altri, e lui una chitarra classica, molto classica. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Grazie.